Diana Ronca e Claudio De Bartolomei, ad 8 mattina estate, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno a tutti i nostri amici telespettatori, una puntata oggi dedicata all'arte, alla passione per la musica e in particolare vi parleremo di tradizioni, attenzione alla tradizione napoletana, al classico napoletano. A parlarcelo però saranno due salernitani doc, ci racconteranno la loro storia. Io ho detto in anteprima, una vita per la musica, la passione di sempre che nasce fin in tenera età. Ne parliamo tra pochissimo. Vado a salutare Alexandra, già pronta da Corso Vittorio Emanuele a Salerno, per darci la possibilità di ascoltare quelli che sono i vostri commenti rispetto ai temi affrontati in studio. Buongiorno Ale. Buongiorno Imma, buongiorno a te, buongiorno agli ospiti e naturalmente ai nostri telespettatori amici che ci seguono da casa. Anche oggi, come tutte le mattine, dal Corso Vittorio Emanuele per ascoltare i pareri delle persone. In attesa di ascoltarli per ora, la linea allo studio. Grazie ad Alexandra. E allora partiamo subito da qualche anno fa, questa grande passione che per Diana inizia a 6 anni con lo studio del pianoforte. In realtà però l'amore per il canto inizia ancora prima. Sì, in effetti l'amore per il canto è stato sempre più forte, in questa battaglia ha vinto, diciamo. Io poi mi sono diplomata comunque in pianoforte, è uno strumento che suono tuttora, però ho cantato sempre da piccola, sai, nei gruppi tipo lo Zecchino d'Oro, insomma questi gruppi per bambini, ed è stata sempre una passione grande. E poi la fortuna di esserci incontrati, e lui aveva la stessa passione, in genere... 10 anni inizia a studiare invece chitarra e anche... Diciamo che il mio... Però la batteria. Sì, proprio il mio primo strumento è stato la batteria. E ho fatto palestra in oratorio, lì avevamo un gruppetto, quindi diciamo che io ero un po' la pecora nera, perché suonavo la batteria con questi amici. È stato fastidioso da sempre, insomma. Quindi uno strumento un po' rumoroso, un po' particolare. Lei invece nell'oratorio della chiesa non volevano la batteria. Però facevamo, noi avevamo il patto con loro, che loro ci facevano provare, quindi facevamo il nostro gerene, le nostre prove, però in cambio noi dovevamo accompagnare quando c'erano le recite. Noi eravamo il gruppo base, tu pensa che io poi questa batteria la portai a casa sua, a casa della mamma, la quale all'epoca mi diceva, siccome lei studiava rigorosamente e doveva dare degli esami, allora la mamma aveva paura che, sai, che io potessi sviarla, e mi diceva, ogni quando parlavamo lei ogni tanto diceva, però Diana deve studiare, mi raccomando, però deve studiare, ogni tanto ci buttava sta frase dentro, sì. Però Diana deve studiare. Poi in realtà è stata contentissima anche lei, insomma, sì, di quello che facciamo, ovviamente. Perché poi allo studio della batteria è seguito quello della chitarra, che era uno strumento più consono anche per andare in giro soprattutto, insomma. E da qui nel 1987 inizia la tournée con Pupo, con grandi collaborazioni con grandi artisti, e a un certo punto anche la passione per le tradizioni, per il classico napoletano. Sì, questo, in effetti noi nel repertorio del Piano Bar i classici napoletani sono stati sempre presenti, ovviamente. Però in particolare un giorno è scattato questo nostro amore quando ci chiesero di dedicare un signore, dovremmo ringraziarlo tra l'altro, ci chiese di dedicare al tavolo una canzone alla moglie. Era una cosa che noi non avevamo mai pensato di fare. Quindi andammo al tavolo e vedemmo che le emozioni che si trasmettono sono assolutamente diverse. Perché avvicinarsi a una persona e dedicare un brano dal vivo, live, è un'emozione grande per chi la riceve, ma anche per noi. E quindi iniziamo ad appassionarci, a studiare il repertorio e vedemmo che era, perché a volte noi, guarda, abbiamo dei tesori che non sappiamo neanche di avere. Il repertorio classico napoletano è davvero un pozzo, e scoprimmo subito che era amatissimo da tutti, trasversalmente. Noi ti potremmo raccontare episodi di cui anche noi, guarda, ci siamo stupiti. Una volta abbiamo suonato per un gruppo di israeliani, sì. E noi dicevamo, guarda, ma che gli cantiamo? No, loro hanno chiesto il classico napoletano e le conoscevano tutti i testi a memoria. Quindi cioè, è una cosa fantastica, sì, una cosa meravigliosa. Noi rimanemmo, guarda, proprio una un mondo. Da tutelare, un vero e proprio patrimonio della nostra regione. Io ho detto, oggi parleremo di musica napoletana, del classico napoletano, però con due salernitani doc. In realtà voi mi avete detto, è anche strano per noi parlarne a Salerno, perché voi poi siete dei professionisti, avete collaborato con Roberto Murolo, Vittorio Marsiglia, tantissime collaborazioni con nomi, con artisti importanti, e tournée in tutto il mondo.
Sì, in effetti grazie anche a questo repertorio, soprattutto lo facevamo già prima, però ci è capitato di poter suonare all'estero e di avere la fortuna di suonare con grandi artisti, tra cui ricordiamo più recentemente Tony Esposito e i musicisti di Pino Daniele, Giamo Russo. Noi siamo prima di tutto dei loro fans, quindi poi poter suonare con loro è stata un'emozione immensa. In che modo portate avanti la tradizione? Perché io ho parlato di arte, ho detto oggi non parleremo solo di musica, in realtà si parla di arte, si parla di tradizioni. Ci sono tanti aneddoti che questa mattina racconteremo. Potremmo raccontare, certo. Innanzitutto, guarda, cerchiamo di portare in giro soprattutto questo genere. Il classico napoletano come nasce? Cioè nel modo più puro possibile, con strumenti acustici tradizionali, partendo da chitarra e voce, per poi aggiungere altri strumenti quali il mandolino, che è quello più adatto sicuramente, che è proprio uno strumento napoletano, o anche il violino. E, questa è la base, è la cosa più bella, perché poi tutto questo trasmette con un minimo, con l'essenziale, guarda, si trasmettono delle emozioni e poi le riceviamo allo stesso tempo dalle persone, da chi ci ascolta, in un modo straordinario. Questa è la base, quindi noi ci piace operare e lavorare così. Ma proprio soprattutto in modo... per questo repertorio, perché credo che non esista semplice, nessun altro repertorio musicale che ti permette questo. Farlo in acustico è la sua natura più vera. Sì. Ti possiamo raccontare un aneddoto a proposito di Roberto Muro. Noi abbiamo suonato per i suoi 78 anni e lui durante noi suonavamo per il suo compleanno. A un certo punto chiaramente le persone che c'erano, maestro, e allora all'epoca avevamo il piano bar, quindi Claudio cercava di sistemare il microfono. Di amplificarlo, sì. E lui gli disse, non ti preoccupare figlio mio, un microfono non serve, bellissimo. Quella è stata una lezione grandissima, perché è vero, nel classico napoletano il microfono non serve. Dice, maestro, ma poi chiacchierano, non ti preoccupare figlio mio, ti faccio vedere che dopo un minuto, anche meno, si stanno zitti tutto quanto e ci ascolteranno, e così fu. Guarda, una lezione meravigliosa. Allora, abbiamo già degli ospiti con Alexandra, vediamo ospiti giovanissimi, quindi è bello sapere anche i giovani come si avvicinano alle tradizioni, alla musica tradizionale. A te, Alexandra. Sì, ma sono qui con una giovanissima coppia, sono con Raffaele e con Alessia. A questo punto mi rivolgo a Raffaele, perché questa mattina è vero che parliamo di tradizione, tradizione soprattutto che riguarda la musica napoletana, però parliamo anche di serenate. Sì. Tu conosci questa, diciamo, classica e antico modo di cantare, di suonare le canzoni, che però è tornato di gran moda in questo periodo. Certo, c'è la serenata, è un tipo di musica che anche in passato è stato molto utilizzato. Infatti mi ricordo già le storie di mio padre, che giorni prima del matrimonio andò con i suoi amici dietro la ferrovia dove abitava mamma a fare la serenata con le canzoni di Vasco Rossi, quindi anche napoletane soprattutto, con canzoni di Carosone, canzoni della tradizione napoletana. Io penso sinceramente, come hai detto tu, che sia una giovane coppia che in futuro gliela farò una serenata, però è quindi perché è proprio un gesto che anche con le parole che trasmettono le canzoni napoletane riesce molto ad arrivare al concetto che alla fine un fidanzato vuole dare alla propria fidanzata. Quindi Raffaele, tu sei un romantico. Speriamo, così sembra. Senti, la dedicheresti, ce l'hai già detto, e lei l'ha sentito anche se lei... Quindi aspettatela, qualche volta una serenata così all'improvviso. Quanto seguite però, ragazzi, la tradizione? Quanto vi sentite legati in qualche modo alla tradizione campana? Perché siamo in campagna. Beh, io mi sento abbastanza legato, visto che in prima persona suono il pianoforte, quindi sono molto vicino alla musica e devo seguire un po' i vari generi. In particolare a quella napoletana, visto che mamma già da ragazza cantava un po' in giro per la Campania, sempre canzoni della musica classica con vari gruppi. Quindi sin da piccolo mi ha sempre trasmesso questa grande passione. Quindi sei un artista, un piccolo artista, da una famiglia di artisti in qualche modo. diciamo sì, in piccola parte sì. Grazie mille ragazzi, Imma la linea allo studio. Grazie Alexandra, allora siamo stati fortunatissimi, abbiamo trovato dei giovani che sono appassionati di musica, appassionati della tradizione, ma soprattutto abbiamo anticipato quello che è un tema che avremo affrontato questa mattina, di come le tradizioni musicali poi consentano di recuperare anche quelle che sono le tradizioni sociali, in qualche modo anche, non so se si può parlare proprio di una convenzione, fare la serenata, l'amata prima del matrimonio, anche se poi mi avete raccontato non solo per il matrimonio, ma anche per una dichiarazione, anche per un bel momento, una tradizione
canzone che torna di moda, in qualche modo racconta anche le nostre origini, tant'è che anche il ragazzo intervistato diceva: ricordo che mio padre la fece la serenata, la famosa serenata a mia madre, adesso sta tornando di moda. Molto, sì, molto, per fortuna molto. Sì. Lui non credo che ci chiamerà perché viene da una famiglia di artisti, se la farà da solo. Però ha detto proprio le cose giuste. In effetti la serenata è bella per questo, perché un testo classico napoletano ti trasmette tutto l'amore possibile che tu vorresti dire a parole. Attraverso una canzone rende benissimo l'idea. Come tu dicevi, la serenata è una tradizione? E noi cerchiamo di portarla avanti proprio in quella formula, in quella originale, che prima di tutto richiede l'acustico, come dicevamo prima. Quindi la serenata si va, in genere si pensa sotto al balcone, ma si può fare, come tu dicevi, anche per un evento particolare, quindi organizzarla dovunque si vuole, si arriva lì e si fa la sorpresa alla persona che si ama. Magari a volte scelgono proprio i ragazzi un brano da dedicare e noi dedichiamo quello alla propria mamma. Racconta un po' la società, perché la serenata, noi ricordiamo di quelle serenate sotto al balcone in cui tutto il vicinato, tutte le persone delle case vicine partecipavano. Sì. Oggigiorno che tutti corriamo, che poco si comunica, o quantomeno i social hanno anche cambiato un po' il modo di comunicare tra le persone, ci sono dei momenti in cui la tradizione torna in maniera preponderante. Guarda, con la serenata si ferma il tempo. C'è da dire anche questo, però, che ogni persona che ci chiama esprime attraverso la serenata la sua personalità. C'è chi organizza la serenata in pompa magna con cavalli bianchi, con i fotografi, riprendendo tutto, invitando tutto il centro, centinaia di persone, e c'è chi invece fa una cosa molto, molto intima, che è quella che consigliamo noi alla fine, proprio la serenata, quella che riesce di più, quella più emozionale, invitando pochi intimi, facendo una cosa molto semplice, molto minimalista, e davvero si ferma il tempo. La sposa o chi la riceve piange quasi sempre. A volte, guarda, noi suoniamo e piangiamo anche noi, perché ti prende. Ma è un'emozione talmente forte. Ma da dove nasce questa serenata? E questa è una tradizione antichissima, che, come diceva giustamente lui, ha detto il papà era giovanissimo, immagino anche il papà sia molto giovane, ma già prima, insomma, esisteva. Perché ormai sono di quelle tradizioni che anche noi giovani riprendiamo, sì, che soprattutto negli ultimi anni stanno andando tanto di moda, ma forse la storia di questa tradizione è molto, molto più antica. È molto più antica, ma non la conosciamo più. Molto più antica, e prima era anche addirittura un concertino, si diceva, quindi erano più persone che andavano sotto al balcone a dedicare questa canzone, a volte per conquistare la persona, non prima del matrimonio, ma proprio per dichiararsi alla persona amata. Quindi è sempre stato il romanticismo sempre al centro. Che poi ci si dichiarava magari alla mamma o al padre, si chiedeva la mano, perché torniamo qualche anno addietro, e c'erano una serie di regole da rispettare. C'erano. Diceva adesso Claudio, ora poi le cose sono cambiate, ognuno sceglie come farla, però la tradizione, la regola cosa chiede, cosa vuole? Sì, era proprio questa, chiaramente adesso con i tempi moderni si è allargato un po' il concetto di serenata. Il concetto non è più quello di chiedere la mano alla ognuno mamma. Ognuno la fa un po' a modo suo, perché ognuno ha capito che suonando, portando la musica vicino alla persona, è diverso che stare magari lontano dietro degli strumenti. Vedi, tutti lo fanno, se ci fai caso prendono le chitarre e si avvicinano alle persone, perché c'è questa emozione grande. Forse solo negli ultimi 20-30 anni la serenata è stata un po', diciamo tra virgolette, si è persa un po' quella tradizione, meno persone l'hanno fatto. Però considera che mio nonno faceva le serenate, mio zio faceva le serenate, quindi soprattutto prima, e questa è una cosa che risale all'Ottocento, forse anche prima, sicuramente. È un modo per ufficializzare quell'evento, condividerlo con tutti. Con tutti, sì, per renderlo pubblico. Sì, in realtà sì, così. Prima ti ho accennato a qualcuno che è arrivato col cavallo bianco. Sì. Ci raccontate un episodio particolare, perché poi giustamente dicevamo la tradizione, la regola classica voleva una serenata molto classica, a volte il concertino, poi col tempo ognuno ha personalizzato questa serenata. Sì. Però prima di sentire in che modo, vediamo anche cosa ne pensano i nostri ospiti, sempre giovanissimi, di tradizione. Alexandra, a te la linea. Sì, ma sono qui con Valentino e Maria Rosaria, una giovane coppia anche loro, e quindi mi rivolgo a questo punto a Valentino chiedendo innanzitutto che cosa pensi della serenata, se la conosci. Sì, l'ho vista qualche volta fare, perché dalle nostre parti, comunque noi veniamo da vicino Castellammare di Stabia, Sant'Antonio Abate, quindi si usa fare la serenata soprattutto quando si chiede la mano alla propria ragazza.
è una cosa carina che comunque attira molte persone del vicinato, gente che ti viene a vedere, comunque è un bel pensiero da fare alla persona che si ama. Tu la dedicheresti mai alla tua metà a questo punto? Non adesso, però in futuro sì, sicuramente. Quindi aspettati che ti chiederà la mano così, allora, con una serenata, magari con la canzone che vi unisce o comunque che vi lega in qualche modo e che vi rappresenta. La serenata, ecco, deve essere sempre diciamo, musica delle nostre origini, quindi anche se non sono tanto ferrato, però imparerei una canzone per lei. Di Caruso, quindi ti senti comunque legato, vi sentite comunque legati alle tradizioni del nostro territorio? Sì, sì. Io lavoro fuori, quindi quando la gente subito capisce che sono del sud, io dico sempre che è un motivo d'orgoglio il fatto di mantenere l'accento napoletano. E non soltanto, quindi l'accento alle tutte le tradizioni, che non solo soltanto la musica, ma che questa mattina stiamo parlando proprio di quello. Quindi sì, alla serenata, in attesa però di ascoltare qualcun altro Imma, io ripasso la linea allo studio. Grazie Alexandra. Allora, stiamo avendo la conferma che in fondo anche i giovani sono molto legati alla tradizione, perché ho detto in apertura parleremo di musica, la musica ci consentirà oggi di parlare di storie e tradizioni del territorio campano. E c'era un bel messaggio del ragazzo che è appena intervenuto, ha detto: io vivo fuori, quindi per me è un orgoglio conservare in qualche modo il mio accento, conservare le mie origini, e quindi ci tengo ancora di più. Chi va via poi resta ancora più legato alle nostre origini. Infatti noi lavoriamo moltissimo al nord e spesso sono persone che si sono trasferite e poi vivono lì, e quindi anche se noi ci teniamo sempre a dirlo, il repertorio classico napoletano è amato trasversalmente da tutti, perché è un repertorio talmente bello che, perché a volte sai, si pensa solo il napoletano vuole sentire le canzoni napoletane, assolutamente no, è un repertorio amato da tutti, però è chiaro che quando vivi fuori è un motivo d'orgoglio, come diceva lui, portare un pezzo della nostra tradizione. Quando noi andiamo a Milano e facciamo le serenate ai tavoli, è bellissimo prima di tutto per i milanesi vederlo, perché poi è un repertorio talmente grande che... Anche perché abbiamo detto, ogni musica ha la sua storia, ha la sua tradizione, racconta anche un periodo storico. Indubbiamente, ma anche nella lingua, vedi? Secondo me è molto importante cercare anche la nostra dizione, il nostro dialetto, cercare a volte di non mascherarlo, perché tra le altre cose poi, vedi, cantare il dialetto napoletano, che è una lingua, lo sappiamo tutti, non è semplice. Né parlarlo né cantarlo, quindi noi ci siamo messi lì a studiarlo, ad impararlo, perché è di una difficoltà unica, quindi è giusto che noi facciamo capire alle persone da dove veniamo, cioè da qualsiasi posto noi veniamo, è giusto che che non si perda quella pronuncia, soprattutto nella canzone. Perché, questo dimostra anche la necessità di uno studio. Io sono partita qualche anno indietro, da quando eravate piccoli, perché tutto è iniziato con l'amore per la musica, l'amore per l'arte che si sviluppa sin da bambini, e poi è diventata una professione ed ogni cosa accompagnato da grande studio, grande lavoro. Anche dicevi la lingua, cantare nel momento in cui abbiamo deciso di portare avanti la posteggia napoletana, allora abbiamo studiato la lingua napoletana, perché è giusto essere preparati, conoscere il repertorio, gli aneddoti, le tradizioni, è molto importante. Sì. Ma se ogni canzone racconta una storia, racconta un periodo storico, ogni brano, ogni video che voi fate racconta un tema sociale. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo e scopriremo poi i tanti temi che attraverso la musica sono riusciti ad affrontare Diana e Claudio, e soprattutto la grande partecipazione che hanno registrato. Questo poi come? Attraverso i social, quindi come la tradizione incontra l'innovazione. Tra pochissimo, dopo una breve pausa pubblicitaria. Ben ritrovati in diretta ad 8 mattina estate, continuiamo a parlare di storie e tradizioni del territorio campano, lo facciamo oggi attraverso la musica, ma come vi anticipavo prima della pausa pubblicitaria, attraverso la musica Diana e Claudio riescono ad affrontare anche tanti temi sociali. Partiamo forse da quello un po' più leggero relativamente per quanto riferito ad un evento importante, in occasione di Expo avete dedicato un video alla pizza. Come mai è nata questa idea? Sì, ci siamo cimentati attori, che è una cosa che poi tra le altre cose a noi piace, ci proviamo. E allora ti racconto brevemente come è nata. Nell'anno dell'Expo c'era una mezza idea di realizzare qualcosa mettendo in evidenza un nostro prodotto. Poi una mattina Diana mi svegliata, mi dice Claudio, io ho fatto un sogno.
ho sognato che facevamo un video. Ho detto, sì, ma noi ne stiamo facendo diversi. No, no, ma questo qua l'ho visto proprio, l'ho vissuto. Cioè, era proprio reale, bellissimo. Noi facevamo gli attori, il video è sulla pizza, quindi sulla canzone di Aurelio Firro. E da lì poi è nata l'idea, cioè lei lo aveva visto un po', e quindi abbiamo iniziato a scrivere delle cose ed è venuto fuori questo video. E ti voglio raccontare anche un'altra cosa, il video è un po' anche autobiografico, perché lei è una mangiatrice di pizze. A volte capita che io voglio cercare di farle mangiare altro, no? Andiamo in qualche ristorantino, però lei, mi rendo conto che va lì, si butta sulla pizza, cioè proprio... Sì, infatti proprio... durante la registrazione del video ho sbagliato tante di quelle volte per mangiare la pizza. Proprio la canzone a pizza, e quando vede la pizza alla fine lei impazzisce, per cui un po' racconta. È un'altra racconta. Delle cose di cui essere orgoglioso, di cui dicevamo racconta prima, anche... sono quei patrimoni sì, enormi. Noi abbiamo detto prima, la musica consente di raccontare sì. anche la storia, le tradizioni di un territorio. Abbiamo detto tanti temi sociali affrontati, perché dalla pizza poi avrete affrontato anche temi molto più importanti, come la violenza sulle donne. Sì, e prima di questo, ti accenno brevemente, abbiamo realizzato un video dedicato al brano Terra Mia di Pino Daniele, in cui ho avuto l'onore di essere accompagnata al piano da Giacomo Russo, che è il pianista di Pino Daniele, e abbiamo lanciato anche qui un'idea, come tu dicevi giustamente, tradizione e modernità. Sul web abbiamo invitato le persone a fotografarsi per noi con la mano sul cuore, per difendere una terra o una causa. E guarda, abbiamo avuto una risposta che ci ha sorpreso davvero tanto, perché ci sono arrivate foto con le cause più svariate. A parte le personalità che ci hanno onorato della nostra presenza, io lo dico sempre, c'è Fabio Merlino, che è il figlio del maresciallo Merlino ucciso nella strage di Nassiriya. Quindi lui si è fotografato per gli eroi che muoiono per la libertà degli altri. E oppure Marcello Todaro, del Banco del Mutuo Soccorso, si è fotografato a San Diego in difesa dell'oceano. Foto di persone che si sono fotografate contro il razzismo, per gli animali. Tutto questo attraverso i social. Io ho detto prima, tradizione che incontra l'innovazione. Sì. Perché per fare in modo che tutto possa essere conservato, tutelato, in qualche modo bisogna poi adeguarsi alla nuova realtà. Giusto, che cambia. Certo, voi certo. Lo avete fatto perché attraverso proprio social, attraverso i media, attraverso un nuovo modo di comunicare più veloce, riuscite a portare avanti invece un'antica tradizione. Sì, farla conoscere a più persone possibili, cosa che sarebbe stata chiaramente molto difficile. Addirittura qualche anno fa ci hanno scritto dal Giappone, ci hanno mandato foto dal Giappone, che loro custodiscono, e c'è una foto nel video, che c'è questo gruppo di giapponesi che si riunisce in una saletta dove ascoltano musica italiana, e quello è il luogo che loro, vogliono proteggere. Sì. No? Questa, sì. Non solo questa tantissimo. Partecipazione, dicevi, ci ha sorpreso avere così tanto riscontro, sì. Ma a volte ha sorpreso anche avere scoprire di quanto anche all'estero sì. siano legati, appassionati, innamorati della tradizione napoletana, della tradizione campana. Noi vi rimaniamo sempre, nonostante ormai dopo tanti anni, ma ci meravigliamo tutte le volte. E come tu dicevi, anche l'ultimo tema che abbiamo affrontato, quello della violenza sulle donne, anche lì abbiamo scelto un brano che forse ai più non è molto conosciuto, è Amaro Bene, e in cui secondo me il testo pennella perfettamente la situazione. Quello più che un video è un video documentario, c'è sì. la testimonianza di questa ragazza che è sotto scorta perché ha fatto arrestare 6 dei suoi aguzzini, e che introduce il video, e poi se vorrete vederlo troverete le storie di tante donne che sono state uccise, che in prima persona si raccontano. Quindi io ho scritto dei bigliettini con il nome di queste persone in prima persona che sono affisse su una bacheca. Perché dedicare qualcosa anche di leggero, come può essere una canzone, e poi scopriremo invece insieme che molti non sanno che tanti testi in realtà affrontano temi importantissimi, sì, sì, e non sì. sono leggeri, anche se lo sembrano, certo, magari sono certo, orecchiabili, certo. ma non leggeri sì. per i contenuti. Sì. E perché ogni volta cercare un tema? Perché ogni volta cercare di comunicare qualcosa, un tema sociale? Sì, perché guarda, perché noi alla musica non abbiamo mai dato solo l'aspetto ludico, perché a volte, ma sai, la musica è chiaramente ed è una cosa grandissima per distrarci, per divertirci, ma noi pensiamo che la musica abbia anche il potere di far riflettere, e quindi per far riflettere devi scegliere un tema importante e abbinarlo al video. Quindi quando noi vogliamo fare qualcosa di particolare scegliamo
il brano e poi ci abbiniamo un video che abbia un senso un po' più alto del... D'altronde anche in questo caso la tradizione che incontra l'innovazione, perché mi raccontavate prima, tanti non sanno il significato di alcune canzoni che sembrano leggere, appartengono alla tradizione napoletana, sembrano leggere, in realtà leggere non sono, perché raccontano un periodo storico particolare, un periodo storico forte. Voi fate la stessa cosa, solo che oggi ci sono i video musicali, ci sono i social e usate quelli. È giusto, che aiutano molto, come tu dicevi, noi portiamo avanti uno spettacolo che si chiama, come il nostro CD, Napoli era ora, e che ha la particolarità di avere all'interno dei video, perché per noi il video è una costante, quindi alcuni brani sono accompagnati o presentati da artisti importanti, c'è Massimo Troisi, Dalla che era innamoratissimo di Napoli, Anna Magnani, e loro presentano alcuni dei brani più, per noi più significativi. E come tu dicevi, quando noi facciamo Tamburriata Nera, per esempio, che in genere è considerato un brano in cui uno si diverte spensierato, noi lo introduciamo con scene di guerra, con la distruzione di Napoli, perché quel brano è legato a quel periodo. È nato in quel periodo. È nato in quel periodo ed è legato a quel periodo drammatico della storia. Quindi nello spettacolo addirittura spesso, quando è possibile, ci accompagna un attore che legge brani di Malaparte, che parlano proprio di Napoli. Quindi a noi interessa portare... Perché era ora? Napoli era, ora, perché in realtà non è, era ora. Era, perché? Perché c'è una parte, era prima, noi diciamo che noi ci dedichiamo fondamentalmente al repertorio, a quei classici napoletani da fine Settecento a inizi Novecento, tutto quel periodo lì sono nate tutte le canzoni più belle della canzone, della tradizione classica napoletana. E non a caso nello spettacolo c'è un primo video, che un video del grande Edoardo, che apre proprio lo spettacolo, e la prima canzone è proprio Fenesta Vasche, che è il periodo, è fine Settecento, e poi arriviamo fino ai giorni nostri. Abbiamo inserito anche brani che sono sicuramente entrati appieno a far parte del repertorio classico per la loro bellezza. Parlo di Caruso, parlo di canzoni come Con me, Anima e Cor, diciamo, sono, diciamo, brani più recenti, però altrettanto belli, meravigliosi, che entrano proprio a pieno. Magari io vi chiedo poi, e dopo ci salutate con una piccola improvvisazione. C'è però un'altra curiosità di cui mi avete parlato, del Museo di Pulcinella da Cerra, perché mi dicevate, attraverso la musica, attraverso questi viaggi continui sempre dedicati all'arte, scoprite tante realtà, tante cose molto belle, di cui a volte forse non se ne ha piena contezza. Non se ne ha proprio conoscenza, cioè, perché magari penso che tanti a casa non sapranno che esiste un museo dedicato a Pulcinella. Ed è bellissimo, noi abbiamo deciso di fare questo brano a Città di Pollicenella, proprio all'interno del Museo di Pulcinella, per farlo conoscere, per far conoscere tante opere che ci sono. Ed è stata un'esperienza bellissima per noi. Che c'è proprio, c'è il museo, nel Palazzo Baronale da Cerra. C'è il museo in questo palazzo, e poi diciamo giù negli scantinati c'è proprio la casa di Pulcinella, il quale è abitato lì, abitava a due passi, e hanno preso tutto quello che alla fine sono riusciti a conservare della sua vecchia abitazione, di questo grosso cantastorie, e lo hanno riportato in questo diciamo in questo museo, in questa casa di Pulcinella, che se tu vedi è proprio, è pronta per fare teatro. Guarda, c'è la camera da letto, c'è la stalla, c'è il tavolino. Allora tu dici, qua c'è il set per fare subito una commedia di Edoardo. Qualche altro aneddoto, qualcosina che avete scoperto sempre grazie alla passione per la musica? Sì, noi tipo gli aneddoti più rappresentativi sono sempre legati alle serenate. Sì. E quelli sono quelli più simpatici da raccontare, perché poi ti restano nei ricordi. Noi penso abbiamo fatto, per dirti la magnificenza dell'internazionalità di questo repertorio, una serenata sulla scalinata di Piazza di Spagna, era luglio, quindi era gremita di persone. Era tantissima gente. Perché la difficoltà è anche questa, individuare le persone che tu devi raggiungere. E quindi questi signori erano due irlandesi, difficilissimo anche intenderci tra l'altro, e lei anche lì, l'abbiamo capito poi chi era, anche lì lei ha pianto per tutto il tempo. Poi pensa, la cosa carina di questo aneddoto è che le persone poi pensavano che noi fossimo un servizio offerto dal comune, quindi si avvicinavano e ci chiedevano i brani, noi non riuscivamo ad andare via, ci siamo trattenuti un po', perché guarda, è stato bello. Di quello che dicevamo della grande passione che è internazionale. Abbiamo accennato prima al video dedicato alla pizza, quindi al cibo, alla tradizione culinaria del territorio campano. Io chiedo ad
Aldo Finizia, di vedere qualche secondo. Naturalmente non abbiamo il tempo più per vederlo tutto, ma vediamo qualche immagine. Scena 1, azione! Ed incontrai una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata di fronne rosa, e ti incontrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, nu brillante, e quindi c'è carate. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capo marola in coppa, capo marola in coppa. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capo marola in coppa, a pizza e niente più. Io ti portai a dove ci stanno i meglio ristoranti, a dove si mangia mento marcante. Io ti portai entusiasmata e tutta sta parata, ordinaia, uno cefalo arrostuto. E allora, naturalmente, come vi ho detto, non c'è il tempo per vedere effettivamente tutto il video, ma come annunciato ad apertura di questa puntata, oggi avremo parlato di arte, tradizione, tradizione non solo musicale, ma anche di storia del territorio campano e di tradizione culinaria. Quindi veramente come attraverso l'arte siamo riusciti a spaziare in un campo vastissimo. Eravate simpaticissimi, Diana, bellissima, simpatica in realtà. Un vero e proprio set, secondo la tradizione, anni 50, sì, e quindi si spazia continuamente dall'utilizzo dei social alla tradizione. Sì, sì, cerchiamo di fare questo, di coprire questo campo, insomma, con la nostra musica, con la musica che amiamo di più. E allora, noi siamo quasi in chiusura. Io vi ho chiesto prima di improvvisare, se vi va, qualcosa per noi. Però abbiamo detto... Ogni canzone del repertorio classico racconta una storia, un periodo. Mi raccontate prima di improvvisare qual è la storia della canzone che state per cantare? È veramente tutto in diretta? Sì, io non so. Lui non sa neanche cosa gli dico adesso di fare, perché non lo sa. No, io ho pensato, Claudio, se tu sei d'accordo, ma lo sarà perché è sempre d'accordo con quello che dico io. Ci troviamo proprio... Per forza, per contratto, è d'accordo. Sempre d'accordo. E quindi praticamente, proprio perché parlavamo di brani che vengono poi alla fine strumentalizzati oppure stravolti, ti facciamo sentire giusto un pezzettino piccolo piccolo di O soldato innamorato, come è nata, perché la canzone originale è nata così, poi è diventata quella che noi conosciamo, coinvolgente per tutti. Fantastico.
fantastica voce di Diana, complimenti a Claudio. Abbiamo detto perché hai scelto il soldato, perché il soldato innamorato raccontava, noi siamo stati anche un po' romantici questa mattina con le coppie intervistate da Alexandra, che si sono tutte, anche seppur giovanissime, dette pronte a rispettare la tradizione. In realtà questa canzone racconta di un soldato che va via, lascia l'amata, sì, e la promessa che tornerà e che sarà il primo e ultimo amore. Sì, è bello, proprio il testo è l'emblema dell'amore. Poi c'è una frase in questo pezzo che noi abbiamo particolarmente: a più belle tutte belle non è mai più belle, cioè, e allora noi con questo ci dobbiamo, noi ci dobbiamo lasciare, perché devo dare la linea all'informazione. Grazie ancora, grazie Claudio e Diana, grazie per essere stati con noi. Ma devo dare la linea all'informazione, c'è un nuovo collegamento dal touchscreen col sito ottopagine.it per gli aggiornamenti, ed anche noi oggi continuiamo a spaziare dalla tradizione napoletana alle nuove tecnologie. C'è la rubrica consulenza live, non mi anticipo altro, linea al TG per gli aggiornamenti dal touchscreen col sito ottopagine.it. Torniamo subito dopo, sempre in diretta con 8 mattine estate. A tra poco.